Signore, l'ultimo episodio, o meglio il primo di Brawl Stars, non è che vi è piaciuto. Di più, ha ricevuto un casino di visite, un casino di mi piace, un casino e un casino di commenti che non dico che non me li aspettavo, però ne avete messi moltissimi. Quindi, signori, come era palese, oggi secondo episodio di Brawl Stars, nel quale vi parlo un po' di cosa ho migliorato, cosa ho capito, cosa non ho capito, e magari parliamo anche un po' dei clan, ma adesso iniziamo. Vedrete durante il video. Dunque, signori, come state vedendo, nei brawler c'è un 1 di troppo e noi ci clicchiamo perché abbiamo sbloccato il nostro buon bombardino, che a me ricorda tanto un cameriere dei tempi western, però diciamo che mi piace molto. Tra l'altro ha moltissimo attacco, ha il massimo, poca difesa, utilità, non so cosa sia l'utilità, ok. Però da quanto vedo sembra interessante. Ora, tra l'altro, so che si possono mettere le skin, ma non so come fare. Ah, ok. Ah, basta cambiare. Bombardino stregone. Lui sì che mi piace. Preso, 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 preso. Mi piace un botto lui. Un botto. Ora, prima di andare a fare qualche partita, tra l'altro ci sono un po' di modalità. Potremmo fare a raffagemme. Va bene, facciamo magari una sopravvivenza per farvelo vedere nuovo, anche se voi lo conoscete meglio di me. Ci apriamo prima questo qui, le casse Brawl. Vediamo se troviamo qualcosa. Tra l'altro mi avete detto che si possono trovare proprio i Blowlell in sé, e quindi si spera. Abbiamo sbloccato anche Colt, cioè oggi proprio mega episodio, sblocchiamo due brawler. Non ho letto la descrizione, vabbè, pace. E ci apriamo tre ceste, perché mi avete detto, e ora vi inserisco. Così? Abbiamo sbloccato il primo? Ok! Cioè, signori, tre brawler abbiamo sbloccato sto giro, eh. E magari ci scappa anche il quarto? Non lo sapremo mai. Intanto io sto prendendo i punti energia che non ho ancora capito bene a cosa servano. Però, cioè, signori, tanta roba, eh. Tanta roba, pure potenziato. Quindi ho un piano. Ci facciamo una partita con il primo. Una con lo stregone, che per ora rimane tra i miei preferiti, e una con l'altro che si chiama Colt, che anche lui è un botto d'attacco. Bravo Colt! Invece, il primo ha pochissimo d'attacco, il massimo di difesa, ovvero 5, poi l'utilità 2. Ok. Ah, con l'energia si possono migliorare. Ho capito. Allora miglioriamo la signorina. Vai. Che appunto mi avete detto che la signorina, potenziata al massimo, quindi tra un bel po', diventa una bestia. Ok, lo accetto. Ora andiamo a farci questa sfida, questa modalità che è ogni squadra per sé. Avrei preferito farla in due. Tra l'altro, ho giocato con due di voi questa modalità e abbiamo giocato benissimo. Se stai guardando questo video, sei stato bravo perché mi hai aiutato nell'allenamento. Comunque, sto brawler secondo me è fortissimo perché spara stralontano. Poi, magari per voi fa schifo, eh. Ditemelo voi. Per il momento a me sembra una bestia e infatti abbiamo già ucciso un tipo. Bello, mi sta piacendo Brawl Stars, è molto interessante. Sta modalità anche. Siamo scontro finale. Perfetto, perfetto. Quindi siamo 2v2 in teoria perché si può respawnare a meno che non muoia l'amico. Scappa! Scappa, 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 scappa. Questo qua tira le sberle. Guarda come ci sta picchiando. Oh, compagno di squadra. Compagno di squadra. Sta morendo. No, compagno di squadra, non fare lo stupido. Dai, sei più forte. Vai, tiragli le sberle. Tiragli le sberle. Ok, sono abbastanza in tensione. Dai, che sto tornando. E ora lo picchiamo. E ora lo picchiamo. Voglio provare la ulti. Vai di ulti. Sta forte. Vai, dai, non ha vita. Perfetto. Squadre rimaste due. Rimane il socio. Vado a trovare ora. Secondo me è qua. Ah no, invece è qua. Vai, 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 che lo picchiamo. Abbiamo 15 secondi prima che torni in vita. Abbiamo vinto? Sì. Yes, signori, così. Subito partita e subito vinta. Allora, metto le mani avanti. Non so se sto vincendo perché sono di coppe basse, e ovviamente sono di coppe basse, oppure perché, boh, non lo so, sono fortissimo. No, non sono fortissimo. Mi ritengo ancora molto scarso, potremmo migliorare lei. Sì, dai, la miglioriamo. Più che altro perché è equilibrata lei. Vedete, c'ha 3 di attacco, 4 di difesa. L'utilità, appunto, ripeto, non so ancora cosa serva. Quindi lui l'abbiamo usato e abbiamo vinto. Poi usiamo lui, Colt. Ok, andiamo in gioca, però non volevo fare questa modalità. No. Vabbè, dai, ci facciamo questa modalità. Continuate a suggerirmi nei commenti cosa è meglio, cosa è peggio. Però sto Colt, signori, è fortissimo. Cioè, sbaglio o è fortissimo? Ma a me, comunque, da quel poco che ho giocato, ho notato che ci sono dei brawler nettamente più forti di altri. Poi, oh, magari sbaglio, eh. Però, secondo me, boh, ce ne sono alcuni che sono troppo più forti. Ma troppo, troppo, troppo. Intanto il mio compagno di squadra, così, sta andando a fare genocidi da solo. Fai tutto da solo? Ok, io non ti aiuto. Vai, vai, vai.
Fai tutto da solo. Tanto abbiamo evocato anche l'orso. Siamo 3v2. Squadre rimaste 2. Siamo sempre nella finale. Non è difficile come modalità. In teoria. In teoria. Poi... Ma non stavo guardando, picchia picchia. Cioè, Colt è fortissimo. Colt non ha senso. È troppo forte, secondo me. Cioè, guarda quanto spara veloce. Ma stiamo scherziamo. Laser a sto qua. E basta. Colt è il mio main. Userò sempre lui. Troppo forte. Ora ho capito perché è davanti alla copertina del gioco. Cioè, è troppo forte. Ok. Raddoppia gettoni. Yes. Nuovo obiettivo. Foot Brawl. Poi sblocchiamo Bull, Jesse. E chi è che potremmo sbloccare? Brock. Ce ne sono un po', eh. Dai, bene, bene. Ce n'è di roba interessante. Qua potremmo prendere niente, in realtà. La cassa l'abbiamo presa. Qua abbiamo preso tutto. Ok. Va bene, quindi io andrei nei brawler e come promesso usiamo anche lui che non mi ispira più di tanto, però magari è un fenomeno. Facciamo ancora sopravvivenza? No dai, voglio cambiare, voglio fare a Raffa Gem, che anche questa come modalità mi piace un casino, nelle 3v3 tra l'altro, molto bello da giocare appunto con gli amici perché ti coordini, fai tutto. Questo qui colpisce da vicino, sì, colpisce da stravicino, quindi cioè vediamo, voglio provare, no. Mi sono fatto uccidere dal treno. Ok, facciamo finta che non sia successo niente. Secondo me la perdiamo. Uno, perché questo brawler non mi ispira. Cioè, oddio, picchia, perché picchia. Però, non so. Vai, tira dei pugni. Dai, di cattiveria, bravissimo. Prendi tutto e scappa. Arraffa le gemme e scappa, come dice il nome della modalità. Allora, il nostro socio è morto, perfetto. Però, no, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho miscliccato. Vabbè. Vai che lo colpisce il treno, perfetto. Ah, ci ha colpito anche noi, ok, non devo più fare. Vai, saltiamogli addosso. Si è spostato, ok. Però è forte la sua abilità, Molto forte, perché può saltare da sostanzialmente l'altro lato della mappa. Ma perché io ero di là? Ho sbagliato. Ecco, ho sbagliato tutto e ora la perdiamo. Tutto ho sbagliato. Schiva il treno. Dobbiamo uccidere quello lì che mi ha rubato la roba. Ah, viecce, viecce. Boom. Le sberle, vai di sberle. Però mi devono sostenere i miei compagni perché da solo non ce la faccio. Amici, vieni che l'ho picchiato. Dammi tutto quello che hai. Kappa. Ok, qua ci sono altre gemme. Ne abbiamo 12. Ok, me la campero. Anzi, scappo, va. Scappa, scappa, scappa. No, non abbiamo vinto. Io stavo ancora a scappare. Ero lì che scappavo. Ok, ora scappiamo. No, vieni, non pushare. Perché devi pushare? No, vai giù di abilità. Sotto. Le sberle, Le abbiamo picchiati sto giro, signori. Le abbiamo picchiati. Tra l'altro, mi avete detto che la tipa dell'altra volta, come si chiama? Quella lì, vabbè, quella lì col fucile. Oh, non moriamo. Ok, ok. Abbiamo rischiato. Dicevo, quella lì col fucile, questa qui, capelli viola, colpisce da vicino. Io invece pensavo colpisse da lontano. Cioè, immaginate che errori che ho concepito nella mia mente. Ho detto, c'ha la pistola, il fucile, pistola, quindi spara da lontano. Invece no, spara da vicino. E niente, abbiamo 3 partite, 3 vittorie. Cioè, ok, siamo già a 120 trofei. Che in realtà, tra l'altro, voi mi avete detto nei commenti che in tantissimi di voi sono tipo 9.000 trofei, 13.000, 14.000. Ok, cioè proprio fuori dalla mia portata per il momento. E io riprenderei Colt, dai, ce ne facciamo un'altra. E tra l'altro mi avete invitato in tantissimi nel club. Mi dispiacerebbe entrare in un club e rifiutarne un altro per essere coerente con tutti, quindi o me ne creo uno io, oppure non lo so. Per ora so solo che voglio fare una bella partitozza col nostro amato Colt, che per ora mi è entrato già nel cuoricino. Siamo insieme a un Colt e a quello lì con i capelli viola, che non mi ricorderò mai il nome, vi prego di perdonarmi. Cioè, guardate quanto spara lontano Colt. Ma non ha senso, è troppo forte. Come fanno ad esserci brawler così forti? Poi, tra l'altro, appunto, nelle partite che ho fatto con un paio di voi, ho visto, ovviamente, altri brawlers avversari, quindi più forti, di gente a livelli alti. E tra l'altro alcune le abbiamo anche vinte, inspiegabilmente. E ho visto che ci sono dei brawler devastanti. Cioè, proprio fuori di testa. Che tipo dici, no vabbè, sblocchi lui, basta, hai vinto per sempre. Saranno molto probabilmente quelli leggendari, perché so che ce ne sono di leggendari. Tipo Colt, credo sia raro. O è comune, no, mi sa che Colt è comune. Però come fa uno forte come Colt a essere comune? Vabbè, ce lo facciamo andare bene. Cioè, guarda quanto li stiamo devastando. Poi vabbè, ci si mette anche il treno che li investe. E allora lì, chapeau. 15 secondi e si conclude la partita. Noi vabbè, ce ne stiamo tutti belli camperati. Qui finora facile, eh. Vabbè che siamo a 0 trofei praticamente, perché 120 non è niente. Però finora molto facile. Signori, 3-2-1. Partita conclusa, anche questa. 4 vittorie, io direi che dopo 4 vittorie, e non siamo neanche migliori, male male,
Dopo 4 vittorie possiamo anche andarcene. Colto il grado 2, potenziato quasi al grado 3. Sono molto contento. E tra l'altro c'è anche il per 2 di gettoni. Il per 2 di gettoni, che fai, te ne privi? No, che non te ne privi. Le casse mi avete detto di tenerle e io me le tengo. Sono contento. Quindi, signori, abbiamo vinto 4 partite inspiegabilmente. Però dai, non è stato troppo difficile, non abbiamo rischiato più di tanto. Fatemi sapere nei commenti che altri tipi di video volete. Sapete cosa posso fare? Posso fare le challenge, il video finisce se... a tema Brawl Stars. Sarebbe epico. Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alle 2:45 con un nuovo video. Ciao!